Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Oggi video diverso dal solito, faccio una sorta di vlog, perché, boh, così mi andava di fare un vlog un po' diverso dal solito, portarvi nella mia giornata. Cioè, in realtà, perché volevo anche farvi vedere un po' gli ultimi acquisti. Poi stasera vado a mangiare sushi, penso, quindi. E niente, come avete visto nelle clip prima, ho già mangiato, ho fatto colazione, mi sono fatte pancakes e vabbè, il cappuccio. E niente, si sono già fatte le 11, quindi è abbastanza tardi. In realtà mi sono svegliata verso le 9 e mezza. Solo che poi tra il fare pancakes, una cosa e l'altra, mi sono persa via. E oggi faccio un vlog perché non ho né lezioni in presenza a Milano, né lezioni online, quindi ho giornata libera, non devo andare a stage perché l'ho finito. È mercoledì, c'è il mercato, è una bella giornata, c'è il sole, quindi bisogna essere felici. La prima cosa che farò adesso, dopo aver fatto colazione, metto a posto la camera perché non so se la vedete, è un po' incasinata, devo fare il letto, ci sono i vestiti buttati per terra. Poi volevo fare qualche TikTok oggi, visto che non ne sto facendo tanti in questo periodo, perché cioè non trovo tipo audio che mi piacciono. L'anno scorso in quarantena c'erano molti più balletti da imparare, invece quest'anno è un pochino più, boh, non lo so. Quindi non ho tante idee per fare TikTok, però ne ho salvati due o tre che voglio fare. Poi vi ho detto che voglio farvi vedere un po' dello shopping che ho fatto. Mi sono rifatta le unghie, se mi seguite su Instagram le avete già viste, sono tamarrissime questa volta con le fiamme argento e i brillantini. Male male se non mi seguite su Instagram e non le avete ancora viste. Comunque sono carine, dai. Un po' tamarre, le ho fatte tipo da una settimana e mi hanno già un po' stufacchiato rispetto al solito che le faccio magari un pochino più, non eleganti, però più sobrie. Però sono carine comunque. Beh, poi mi devo truccare. Non so se sistemarmi i capelli, me li sono lavati ieri, non ci ho fatto nulla, né piastra né ferro. E poi tipo in tante mi avete chiesto negli scorsi video se avessi tagliato i capelli, sì, li ho tagliati. Li ho tagliati anche un bel po', tipo tanto così, così per dare un taglio, ogni tanto ci sta. Anche perché non li porto più lunghi lunghi come l'anno scorso che ce l'avevo praticamente al sedere. No, mi hanno un po' stufato, quindi li preferisco avere altezza qui, dove ce li ho adesso. E niente, ho già parlato troppo, quindi mi metterò a pulire e a sistemare. Ah, e comunque volevo farvi notare questi fantastici amici che mi continuano a venire da un anno a questa parte per colpa della mascherina. Cioè, mi continuano a uscire e quindi ci sono tutte le macchie anche. Che fatica la vita da influencer! No, scherzo, però mi sono persa via perché dovevo fare dei lavori ed è 1:15. Però in compenso ho messo a posto la camera, come potete vedere. Mi sono truccata e mi sono messa queste mollettine qua che non mettevo dal 1500 solo perché avevo il ciuffo. Terribile. Quindi penso che adesso proverò a fare qualche TikTok, poi penso arriverà mia mamma che è uscita perché oggi c'è il mercato dove abito io. Mangeremo, se mia mamma trova il salmone, mangiamo il salmone crudo che è buono e poi stasera ancora sushi. Cioè in realtà ho mangiato il sushi lunedì, lo mangio oggi dopo 2 giorni e a pranzo anche mi sa che mangio salmone crudo. Vittoria avvelenata, morta per intossicazione di pesce crudo. Una morte dolce come una mosca che affoga nel miele. Cheat, guè pequeño. Oggi sono euforica, non so se mi vedete. Consiglio. Come me le faccio queste ciocchette che mi hanno stufato alquanto? Ero lì lì, ero tanto così dal farmele viola, un viola un po' scuro. Però a scuola mi hanno bloccato tutti, quindi non le ho fatte. Però non so se mi piacciono ancora, cioè mi hanno un po' stufato forse. Non lo so, fatemi sapere nei commenti. Vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto nell'ultimo mese. Alcuni di Bershka, alcuni sui siti internet vari. In realtà tra poco vi spoilerò una cosa. Vedrete anche un nuovo video haul qui sul canale. Un altro video haul gigante di cose veramente belle. Cioè in realtà mi deve ancora arrivare il pacco. Spero siano cose belle, ma non vedo l'ora di fare il video e di farvele vedere. E intanto vi faccio vedere quello che ho acquistato in giro per Milano. Su internet. Mi metto tipo video haul così sono più comoda a farvi vedere la roba. Intanto mi sono messa la felpa perché avevo freddissimo. Allora, il primo acquisto sono stati questi pantaloncini che se mi seguite su Instagram o su TikTok avete visto. Sono troppo belli con tutte queste palline attaccate. E questi li ho presi in un negozio di Instagram che al momento non mi ricordo il nome, ve lo lascio scritto qui da qualche parte. Sono belli, li ho pagati poco per essere dei jeans perché li ho pagati 20 euro. E il jeans comunque molto bello perché è bello spesso, adoro e la taglia l'ho azzeccata. Sempre dallo stesso negozio di Instagram ho preso una giacca di jeans molto particolare, ha la forma di un chiodo perché di un chiodo in pelle che vedete che ha tipo queste cose qui e ha tutte le frange
fatte con le perline. E il retro è anche tutto pieno di frange. L'unica cosa è che bisogna trattarla con un po' di delicatezza perché si staccano le perline. Cioè, a me se ne sono staccate un 5-6, 5-6 file di perline. Però di per sé la giacca è molto carina. Questa l'ho pagata un pochino di più, sui 50-60 euro se non sbaglio. Ma in ogni caso la qualità del jeans è molto buona, quindi ci sta come prezzo. Secondo me alla fine è un po' come le giacche di Zara di jeans, più o meno costano su per giù la stessa cifra. Poi, sempre su un altro negozietto di Instagram, ho preso questi pantaloncini, veramente animalier, veramente leopardati, veramente poco sobri. Sono i pantaloncini che stanno andando un po' di moda adesso, effetto gonna, perché sono molto larghi, sbasati sulle cosce. Carini, mi sono leggermente larghi in vita, però con una cintura. Il problema non si pone, mi sono accorta adesso che sono tagliati, cioè sono rotti. Bene. La qualità di questi non è proprio top di gamma, anche dal fatto che sotto sono bianchi, mi sono arrivati, c'erano un po' tutti i fili tirati. Cioè, sono carini comunque, però non è proprio una qualità top top top, però in realtà non si vede una volta che si hanno addosso, quindi sono molto carini comunque. Anche se vanno forse un po' fuori dal mio stile, però ci stanno. Poi, settimana scorsa sono stata a Milano e sono andata da Zara. Da Zara, cosa sto dicendo? Da Bershka. E ho preso due cose. I jeans che avete visto nelle storie di Instagram, che sono i classici jeans che stanno andando di moda adesso. Li ho scelti neri, grigio scuri, che vanno giù belli larghi, con lo strappo sul ginocchio. Io li ho dovuti accorciare di 3 cm circa perché erano troppo lunghi, cioè mi strisciavano per terra. Io ho preso la 36 e il modello è il wide leg. Li ho pagati sui 25 euro possibile. Non ho mai avuto dei jeans di questo genere, quindi la prima volta che li ho messi per uscire mi sentivo un po' in imbarazzo, non molto confident, perché non sono abituata a portare cose così larghe, però di per sé come look mi piace un sacco sulle altre, quindi ho detto ma sì dai, proviamo. E poi sempre da Bershka ho preso un vestitino bianco che così non rende per nulla, magari vi metto il video che ho fatto in camerino quando l'ho provato. Ed è questo vestitino bianco che sembra un po' una camicia. Si stringe qui in vita grazie anche al fatto che ci sono i lacci per stringerlo dietro e rimane bello corto, ma è carino, mi piace molto. Ho preso la S e questo l'ho pagato un pochino di più, tipo sui 35-40 euro. Vi faccio vedere il video qui. Io che mando video a gente per sapere se comprare o no le cose. E questo è quanto, cioè in realtà acquisto anche che ho fatto 2 mesetti fa, forse un mese fa, è questa borsettina che avete già visto anche nelle storie di Instagram. Su Instagram vedete tutto, quindi seguitemi. Niente, è una pochettina molto piccola di Louis Vuitton che io ho fatto personalizzare con il mio nome. E poi a parte ho comprato la tracolla in modo da poterla mettere come borsettina. Ho ancora il pantalone del pigiama. Vedete? Rimane così. E siccome io quando esco non mi porto mai dietro il mondo, questa è sufficientemente grande per tenermi dentro le chiavi, il portafoglio e il telefono. Soprattutto l'ho pensata d'estate, quando esci al bar la sera che non ti devi portare nulla, è molto comoda. Poi il marrone sta bene con tutto. Sapete che a me il brand di Louis Vuitton piace molto. E l'ho personalizzata, qui non si vede tanto. È bianco e panna, ma non si vede forse. Ecco, così forse si nota di più. Boh. E qui ha la catenella sua anche davanti. Niente, questi sono stati gli acquisti. E poi vi volevo far vedere anche tutte le cose che mi sono arrivate di Hello Body, che sono tantissime. Ho dovuto fare un cassetto a parte solo per loro. Ecco qua il cassetto di cui parlo, il cassetto che tutte noi vorremmo. Siete pronte? Di che cosa stiamo parlando? Ma poi, cioè, io non vorrei dire, ma la perfezione con cui li ho incastrati tutti perfettamente. Cioè, io quando li avevo messi in ordine ero tipo troppo proud di me stessa. Sono tantissimi, infatti penso che alcuni li regalerò magari alle mie amiche, a mia sorella già gli ho dati, anche perché utilizzarli tutti penso sia veramente complesso, anche perché ho tutti i sieri, tutte le maschere, le BB cream, i tonici, le creme, insomma c'è di tutto. Ho cambiato prospettiva, vi stavo dicendo che voi lo sapete, io sono sempre super sincera e trasparente quando recensisco qualcosa e devo dirvi che ho avuto possibilità di testarne solo alcuni di questi prodotti perché sono tanti, testarli tutti era impossibile, ma con quelli che ho provato mi sono trovata troppo bene. Adesso vi faccio vedere i miei prefe del momento. In realtà ne avrei anche tanti altri da recensirvi, però non voglio neanche fare un video troppo lungo e annoiarvi, quindi vi faccio vedere magari i preferiti del momento, dell'ultima settimana. Allora, sicuramente
Questo è proprio il mio prodotto preferito finora, non so perché, per mia preferenza personale, ed è il burro del corpo Coco Cream. Ovviamente sa di cocco. Ho detto proviamo, vedete infatti ne ho già usato un bel po'. Proviamo, vediamo com'è. Praticamente io mi faccio la doccia e dopo con la pelle ancora umida lo applico sulle gambe, anche in realtà sulle braccia se volete. Io ho sempre avuto le gambe secchissime, ma proprio secche, 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 che si vedeva proprio la pelle bianca secca che si staccava. E questo, cioè, le lascia morbidissime, ve lo giuro, ve lo giuro, ve lo giuro, ve lo giuro, ve lo giuro. E oltretutto, la prima volta che l'ho provato, ho detto: speriamo non mi unga i vestiti e speriamo di non rimanere unta per 2 ore. Invece si assorbe molto velocemente, comunque non macchia i vestiti, perché io lo metto, tempo 2 minuti mi vesto e non ho nessun tipo di problema. Quindi questo è stato sicuramente uno dei top, dei top. L'altro prodotto è questo qua, il Rose SOS. Questo è un trattamento per le imperfezioni e aiuta, diciamo, a ridurre gli arrossamenti. Io questo lo utilizzo dopo aver lavato il viso, quindi dopo la detersione. Potete usarlo 1 o 2 volte al giorno picchiettandolo sulla pelle e lo trovo molto efficace. Poi questa linea Rose SOS è molto buona, ho provato anche altri dei loro prodotti perché c'è sempre il fluido oppure, adesso non mi ricordo, forse il tonico anche se non sbaglio, sì. Vedete, lo applicate, lo prendete da qua e lo applicate sulla zona interessata. È molto molto interessante anche questo prodotto. Poi vabbè, come crema notte sto utilizzando adesso questa qui, che è la Coco Soft, che è appunto una crema idratante notte. Risulta un pochino più pesante e nutriente rispetto a quelle per il giorno, ovviamente. E mi ci sto trovando bene, anche questa sa di cocco, quindi odore buonissimo, nutre, idrata e allo stesso tempo però non è troppo troppo pesante. La cosa bella di questi prodotti è che hanno tanti ingredienti naturali, tipo questo ha dentro l'olio di jojoba e di avocado, quindi sono top. Poi ho provato il Coco Rich, che io li sto tenendo tutti nelle scatoline perché mi piace averli dentro e guardarle, contemplarle. Ed è un balsamo per le labbra buonissimo, super idratante e poi dà un effetto gloss molto bello, quindi secondo me anche per uscire ci sta, è top. Vi faccio vedere, l'ho utilizzato già un po' e mi ci trovo molto bene. Poi volevo parlarvi di questo prodotto perché ero troppo curiosa e l'ho provato. Si tratta di queste gocce abbronzanti. Quando le ho viste ho detto no, figata. Io sono pallida, pallida, pallida. Ho sempre voluto provare o autoabbronzanti oppure le lampade, ma non l'ho mai fatto. Sono delle gocce che voi potete applicare direttamente sul viso così. Qui consigliano 4 gocce, se non sbaglio, 2-4 gocce. Oppure potete aggiungerle alla vostra crema. Io le ho aggiunte alla crema per essere più tranquilla. Le applicate sul viso e poi nell'arco di qualche ora vi scurite e prendete un po' di colorito. Devo essere sincera, quando li ho provato ho detto secondo me non funzionano tanto. Le ho messe la sera e il giorno dopo ero effettivamente più abbronzata, ma un'abbronzatura molto naturale, cioè io sono pallida pallida. Nonostante questo avevo un colorito bello, cioè uniforme, non a macchie, non a chiazze. L'errore che ho fatto è stato però quello di non lavarmi le mani. Sì che c'è anche scritto, mi sa, nella scatola di lavarsi le mani. Sì, c'è proprio scritto. Io invece me lo sono applicato la sera, era tardi, volevo andare a dormire e mi sono dimenticata di lavarmi le mani. Il giorno dopo io mi sono svegliata alle 5 e mezza perché dovevo andare a scuola, quindi non sono stata lì a guardarmi il viso se avesse funzionato o meno. Il giorno dopo arrivo a scuola, mi guardo le mani, vedo delle strisce più scure qui nell'interno delle dita, però dico: ma che cacchio è successo? Poi realizzo, dico: no, non mi sono lavata le mani. Poi sono andata nel bagno della scuola durante l'arco della giornata a guardarmi ed effettivamente ha funzionato e ha funzionato anche sulle mie mani. Però molto buone, le userò. Le userò se non le faccio cadere prima. E niente, raga, come al solito ho il codice sconto se siete interessate, che è Vittoria. E con questo codice sconto potrete avere il 50% di sconto su una spesa minima di 59 euro. Ed è sempre attivo questo codice sconto, quindi no problem. Se siete curiose, nell'info box c'è un altro sconto pazzesco. Ma ce la faccio parlare oggi? Nell'info box trovate un altro sconto molto interessante. Quindi io andrei a dare un'occhiata. E niente, ho fame. Sono quasi le 2, vado a mangiare. Cioè, in realtà vado a vedere se è pronto. Andiamo a dare un'occhiata in cucina. Beh, che dire, ho mangiato, sono quasi le 5, perché mi sono persa via a guardare Uomini e Donne e si ghiaccia letteralmente in questa casa, perché hanno giustamente spento i caloriferi e fa più caldo fuori che in casa e io sono col pile e la coperta. E c'ho sonno. La mia voglia di vivere rispetto a stamattina ha fatto. Quindi non so se morire nel letto fino alle 6 quando inizierò a prepararmi, visto che andiamo a mangiare presto, o cosa.
Belli i vlog di Vittoria Milanese. Veramente interessanti, veramente emozionanti. Indovinate chi deve uscire tra 10 minuti ed è conciata così? E non posso uscire così perché morirei ibernata? Questa ragazza, che non sa ancora cosa mettersi. E di solito ci mette circa 2 giorni a decidere l'outfit. Allora, vi faccio vedere l'outfit molto velocemente, non fate caso al casino che ho fatto attorno a me. Questo corpetto nero, molto carino. Cintura di Shein e i jeans che vi ho fatto vedere oggi. Questi qua un po' larghi e scarpette bianche. Scusatemi appunto il casino, le ante dell'armadio aperte, la cattiva luce, ma sono di frettissima, tra 2 minuti arrivano e io sono ancora qui. Persa nel nulla. Io mi sono vestita e poi mi sono ricordata che si deve mangiare all'aperto. Quindi penso che morirò di freddo. Sì, morirò di freddo. Mamma mia, raga, sono un impiastro a fare i vlog. Sono uscita di freschissima, ho completato il look con la felpa e la giacca nera e la borsetta bianca. Io incapace a fare vlog. Io in ritardo, io tutto. Abbiamo tutti del cibo a me. Tu io devi sorridere. No, sono scena.